diretta con la capitale francese perché vedo che c'è Stefano Ziantoni per gli aggiornamenti. Stefano, a te. L'aggiornamento è soprattutto il turismo, un dato commerciale che si sta facendo veramente molto pesante. Guardate, qui stiamo al Trocadero, generalmente questa piazza con sole o pioggia è sempre piena, pienissima di turisti. Ebbene, guardate, tutto vuoto. Perché? Perché domani, a cominciare dalla Tour Eiffel, la Dama di Ferro che mi sta alle mie spalle, sarà tutto chiuso. Tour Eiffel è chiusa, decine di musei e siti culturali chiusi, addirittura rappresentazioni all'Opéra Garnier e l'Opéra Bastille rinviate, sospese, ma soprattutto tantissimi annullamenti di prenotazioni per il prossimo Natale. Macron dovrebbe parlare lunedì, ma lunedì dovrebbe cominciare un'altra protesta, quella degli agricoltori. Intanto oggi fa molto discutere questa una foto di alcuni studenti messi in ginocchio e ammanettati dalla polizia. Sappiamo che qui in Francia è iniziata anche la protesta degli studenti, ma non dobbiamo confonderla con quella dei gilet gialli. Loro sin dall'inizio, gli studenti hanno detto: noi ci dissociamo da quella protesta. Gli studenti protestano perché? Perché con la riforma nuova dell'università e del sistema scolastico sono stati tolti dei fondi e soprattutto sono state aumentate la tassa di iscrizione agli universitari stranieri. E da una Parigi insolitamente vuota, vedete, vi restituisco la linea.